Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, oggi inizio questo video direttamente in costume e in accappatoio perché adesso ci truccheremo con tantissimi trucchi waterproof, quindi dovrebbero essere resistenti all'acqua al 100% e poi andiamo qui nella piscina di casa mia a testare se effettivamente sono 100% waterproof. È da un po' che non faccio video su YouTube, sappiate che mi siete mancati tantissimo se mi avete seguito su Instagram. Instagram, sapete che sono stata in Italia e voglio anche, ci tengo anche a precisare che se qualche volta non mi vedete su YouTube per un po', numero uno, appunto, ci sono sempre su Instagram, vi posto sempre storie e post, quindi seguitemi lì e anche su TikTok trovate tutti i link qua sotto nel box informazioni, ma soprattutto se non ci sono per un po' su YouTube, perché poi mi scrivete in tantissimi, mi dite Nicola, hai abbandonato YouTube, non me l'aspettavo questo da te, alcuni anche in modo molto arrabbiato, però in ogni caso voglio tranquillizzarvi perché non sparirò mai da YouTube, ok? Quindi se anche non ci sono per qualche giorno, poi ritorno giusto per chiarire che non, appunto, non sparirò da un momento all'altro. Quest'estate ho tantissime cose pianificate, quindi può darsi che ogni tanto magari su YouTube un video lo farò, però appunto ci sono sempre sui sei, ci sono sempre, non sparisco, ve lo giuro, vi voglio troppo bene. Iniziamo il nostro trucco con il fondotinta Born This Way di Too Faced. Questo è 24 hour, quindi dovrebbe durare 24 ore ed è waterproof. La colorazione che ho io è vanilla, che solitamente è un pochino troppo giallina per me, però con il fatto che adesso sono un pochino abbronzata, sempre per l'autoabbronzante, vediamo se può andare bene, ma in ogni caso la cosa importante non è la colorazione, ma sarà la durata e sarà vedere se effettivamente resiste all'acqua e alle mie nuotate in piscina. Ma sì, tutto sommato non mi sembra poi male come colore. Quando non sono abbronzata è giallo Simpson su di me, quindi sì, direi che può andare. Vi ho avvicinati un pochino così vedete meglio anche l'applicazione di questo fondotinta, che solitamente mi piace come formulazione. L'unico problema di questo fondotinta è che non riesco mai, mai, mai a trovare la tonalità adatta. Devo dire che ha un'ottima coprenza questo fondotinta perché ne ho messo davvero poco. Copre molto bene, ma rimane naturale, anche se forse leggermente l'effetto Simpson di cui vi parlavo prima un pochino c'è perché riesco un po' a vedere lo stacco sul collo, quindi sfumiamo bene, ma appunto l'importante sarà testare se effettivamente resisterà all'acqua della piscina oppure no. Poi come correttore utilizziamo questo di Essence, questo è il Camouflage Matte Concealer in colorazione 10 Light Rose, che se non è la più chiara è tra le più chiare, forse sarà un pochino troppo chiaro per me in questo momento. Quando cambio colore è veramente difficilissimo trovare le tonalità giuste, ma appunto anche questo dovrebbe essere super resistente all'acqua, ha delle recensioni super positive questo correttore, quindi vedremo, vedremo, lo mettiamo un po' anche qui tra le sopracciglia e un pochino sul mento, così schiariamo leggermente un pochino anche la base, che appunto la vedo un pelino scura. Nonostante qui ci siano 18 gradi, io non riesco a sopportare il caldo. Evidentemente anche 18 gradi sono troppi per me, ragazzi, in Italia, perché sono stata una settimana a Trieste, una giornata l'ho passata a Milano. Ragazzi, il caldo che fa in Italia, io non sono più abituata, non riesco più a sopportarlo. Continuo a lamentarmi di quanto facesse caldo e mi rendo conto che era un po' tipo l'olandese in vacanza che non sopporta il caldo, veramente ridicola. Comunque, mi piace questo correttore, si sfuma bene, anche se non copre proprio alla perfezione le occhiaie. Andiamo ad aggiungerne un pelino qui, giusto un pochino. Adesso mettiamo giusto un velo di cipria perché teoricamente la base che abbiamo fatto, che è 100% waterproof, dovrebbe resistere già così da sola all'acqua, ma vado a mettere giusto un velo di cipria. Questa è la By Terry Hyaluronic Hydra Powder. Dà questo effetto rinfrescante, come se andassimo a
appunto a bagnare la pelle. Come blush andiamo ad utilizzare questo rossetto waterproof di We Makeup, è il Ever Liquid Lipstick in colorazione 02, che andremo poi ad utilizzare anche sulle labbra, ma visto che dovrebbe essere super resistente all'acqua, andiamo a metterne un pochino, veramente poco perché è parecchio scuro, mi sto rendendo conto, un pochino anche come blush, e andiamo subito, subito, subito a sfumarlo, se non è un pochino troppo esagerato, ma effettivamente sfumato non mi sembra male. Adesso come illuminante andiamo ad applicare questo di Kiko, questo era della collezione Wonder Woman che mi era piaciuto molto, e questo è un face and body highlighter, un illuminante per il corpo e per il viso waterproof, e la colorazione è la 01, ovviamente la più chiara. Shakeriamo bene il prodotto perché va agitato, poi andiamo ad applicarlo, forse è anche troppo perché lo vedo molto molto luminoso. Molto bello questo illuminante, devo dire, naturale ma molto 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 carino, facile da sfumare. Vedremo se sarà davvero resistente all'acqua come dicono. Ne applichiamo ancora un pochino come al solito qui sull'arco di Cupido. Mi dite sempre che esagero con l'illuminante, non l'ho applicato per anni e adesso che è ritornato tra i miei prodotti preferiti praticamente ne metto sempre troppo. Adesso passiamo a questi che già avevo iniziato ad applicare prima dell'illuminante, passiamo a questi che sono appunto molto curiosa di provare. Sono degli ombretti liquidi che mi ha spedito Too Faced, mi hanno spedito tutta la collezione, ma ho selezionato queste due colorazioni, sono la Warm and Fudgy e la Chocolate Bunny, e questi sono, ragazzi, 24 hour crease proof, quindi a prova di crease, di pieghetta, quindi non dovrebbe andare assolutamente a finire nella pieghetta, a formare grumi, dovrebbero rimanere belli aderenti alla palpebra. Poi sono naturalmente waterproof e long wear, quindi a lunga tenuta, e io ho selezionato queste due colorazioni, sono in realtà tutti molto naturali sui marroncini e secondo me si potrebbero utilizzare anche come terra in realtà, adesso che ci penso. Le colorazioni che ho scelto io sono questi due marroncini, uno un pochino più giallino, un pochino più chiaro, e l'altro invece un pochino più freddo, un pochino più scuro, e voglio andare ad applicare quello un pochino più chiaro all'inizio qui dell'occhio, solo nell'angolo interno. Penso che come tutti gli ombretti waterproof questi siano difficilissimi da da stendere, da sfumare, perché si appiccicano sulla pelle e non se ne vanno più, e anche questi effettivamente mi sembrano così, il che è naturalmente una cosa positiva se vogliamo un prodotto che anche se ci bagniamo rimane lì. Tra l'altro hanno anche un buonissimo profumo di cioccolato, di cacao. Amo i prodotti Too Faced che hanno questo profumo dolce, più forte di me, li adoro. Andiamo ad applicare appunto questo che è un pochino più scuro come colore. Wow, beh, devo dire che mi piacciono molto. Bisogna metterne pochissimo, ho notato, perché ne basta veramente poco. Sono una specie di tattoo per le palpebre e si asciugano super super in fretta. Sto cercando di sfumare bene i due colori assieme. Vedete, qui sono salita un pochino con il colore ed è assolutamente impossibile da sfumare, quindi questo li rende sì difficili da applicare ma anche poi estremamente resistenti, quindi dovrebbero essere veramente degli ombretti perfetti se volete andarci tipo al mare, in piscina, non lo so, a Gardaland, dove vi dovete bagnare, perché penso che veramente questi non se ne andranno assolutamente. Già non appena li ho applicati non si riescono più a smuovere, quindi nota positiva, ma cerchiamo di sfumare un pochino almeno con il pennello. Molto molto bello anche il colore, devo dire, mi stanno piacendo tantissimo, e di solito non impazzisco per gli ombretti liquidi. Applico un pochino anche lungo le ciglia inferiori, anche se questa sarà una mossa
molto rischiosa. Sfumiamo subito con un pennellino, vado più precisa se uso un pennellino. Solo al centro della mia palpebra mobile vado ad applicare questo ombretto liquido. Questo è di Givenchy ed è traslucido con tutti questi glitterini metallizzato. E questo è l'Ombre Couture colorazione 12. Waterproof e resistente 16 ore, ragazzi. Questo, se lo sentite, è un aereo che sta passando. Vado a picchiettarlo giusto un pochino al centro della mia palpebra mobile, da appunto questo effetto luminoso molto molto bello. E poi con un pennellino super preciso vado ad applicarne un po' anche nell'angolo interno, così diamo luce allo sguardo. È veramente facilissimo aprire lo sguardo, illuminarlo solo con un po' di illuminante qui in questa zona dell'occhio. Poi come eyeliner andiamo ad utilizzare questo di Wake Up Cosmetics. Questo è l'Iconic Liner, anche questo naturalmente 100% waterproof ed è molto molto preciso. Questo applicatore a pennarello ha un tratto super preciso, molto semplice da applicare. Devo dire, mi è piaciuto molto questo eyeliner, ma vedremo dopo come si comporterà. Adesso invece come matita vado ad applicare il Killer Liner di Too Faced. Queste dovrebbero resistere, ragazzi, per 36 ore. Naturalmente anche questo è waterproof, ma 36 ore? Chi è che si tiene sul trucco per 36 ore? Non lo so, comunque sconsiglio di farlo, però dovrebbe avere una tenuta pazzesca. E il pack di Too Faced è sempre molto molto carino, adoro che sia tutta rosa. E andiamo ad applicarla all'interno dell'occhio. Come al solito, quando applico la matita all'interno dell'occhio mi lacrima sempre. Ok, anche questa volta non facciamo eccezione. E poi voglio andare a testare con voi per la prima volta, ragazzi, il Better Than Sex, che naturalmente lo sapete è uno dei miei mascara preferiti da quando è uscito, ma questa è la versione waterproof che non ho mai provato. Mi fa impazzire il pack tutto con le goccioline d'acqua. Andiamo ad aprirlo assieme. Ta-da! Finalmente, ragazzi, tra le mie mani posso testarlo con voi. Bellissimo. Il pack è uguale identico al Better Than Sex, quello classico, che però ha un pack rosa, solo che questo appunto ha un colore diverso e ci sono tutte queste goccioline in rilievo che sembrano vere. È bellissimo. Lo scovolino è davvero uguale, identico al Better Than Sex classico, ma cambierà la formulazione. Oddio, non rilascia tantissimo prodotto, se devo essere onesta. Andiamo a prelevarne un pochino in più. Fatemi sapere se lo avete provato ed avete avuto la stessa sensazione. Mi forma anche un po' di grumoletto. Sì, sarà che da quando uso Revitalash ho delle ciglia chilometriche, però per i miei gusti ha formato un po' troppi grumi, però alla fine sei 100% waterproof, però posso indossarlo al mare, in piscina, ovunque, magari ne vale anche la pena. Adesso per le sopracciglia andremo a testare assieme la Brow Microfilling Pen di Benefit. La colorazione che ho io è la medium brown, che spero non sarà troppo scura. Di solito preferisco le tonalità taupe, quindi un pochino più fredde, però andiamo a vedere come sarà. E questo è 24 hour long wear, ragazzi, dovrebbe resistere 24 ore, formula waterproof, smudge proof, quindi non deve andare neanche a sbavare o a muoversi, facile da applicare e effetto naturale, proprio perché la punta ha 3 punte in realtà, quindi è come passare una matita passandone 3, quindi questo dovrebbe dare l'effetto appunto di pelucchi come delle sopracciglia, quindi super naturali. No, vabbè, l'effetto, ragazzi, sopracciglio è davvero naturalissimo. Vedo un po' ricostruito questo sopracciglio, qui manca tipo un pezzetto, però sì, devo dire che mi piace molto, anche la colorazione non è male. Peccato solo che non ci sia lo scovolino dall'altra parte per pettinare le sopracciglia, quindi ne prendo uno da un pennellino e le vado a pettinare, così abbiamo un effetto ancora più naturale. Però devo dire, mi è piaciuto molto.
Ed effettivamente non si muove perché i tratti che ho fatto rimangono belli definiti. Wow, ok, ho scoperto questo prodotto in questo momento, anche se già ce l'avevo da un po', ma non l'ho utilizzato abbastanza evidentemente per vedere che in realtà mi piace moltissimo. Sarà che ultimamente mi piace avere le sopracciglia un pochino più spettinate, un pochino più effetto Bushy, un pochino più effetto volume. Infatti riempiamo ancora qui un pochino perché il mio sopracciglio sinistro è molto più rado di quello destro. Non chiedetemi perché, ma mi lamento sempre delle mie sopracciglia che non si assomigliano. Comunque adesso ragazzi ci manca soltanto il rossetto a questo punto e appunto le nostre opzioni erano andare ad applicare quello di We Makeup che ho usato come blush, ma visto che ne ho un altro waterproof andrei a testare con voi anche questo che è di Mesauda, è l'Extreme Velvet, quindi avrà un finish vellutato e la colorazione è Sunday Morning. Sembra davvero un bellissimo nude. Come sapete io adoro i rossetti di Mesauda, sono stati la mia prima scoperta di questo brand e da allora non li ho mai più abbandonati, ma quelli che mi piacciono particolarmente sono gli Extreme Matte. Ma andiamo a vedere anche questo velvet com'è. Ok, ragazzi, io innamorata follemente di questo rossetto, della colorazione, del finish, che in realtà è molto opaco. L'ho appena applicato, si è asciugato immediatamente e una passata è super coprente, davvero. Ho trovato un nuovo preferito. Comunque, questo è il nostro look finale 100% waterproof resistente all'acqua. E adesso andiamo nella piscina di casa a testare il tutto con la mia GoPro. Ok, ragazzi, siamo qui nella piscina. Spero non si appanni completamente la lente perché fa veramente, veramente caldo qui. Quindi adesso mi immergerò, il trucco ragazzi mi sta piacendo tantissimo, rossetto, ombretti, adoro, ma adesso vediamo come si comportano quando effettivamente vado a lanciarmi nell'acqua. Ok ragazzi, è il momento di immergersi, ci siamo, lo facciamo assieme, 3, 2, 1. Ok, non devo strizzare gli occhi, non devo strizzare gli occhi. Ok ragazzi, post nuotata mi sono guardata un attimino allo specchio ed ho visto che il mascara ha resistito molto bene, ombretti stessa cosa, sopracciglia anche, rossetto fantastico, veramente fantastico, però ho un pochino qualcosina da ridire sul fondotinta perché se notate qui in questa zona si è un po' sciolto, non ha performato proprio perfettamente, diciamo, ma soprattutto mi ha deluso il correttore di Essence perché se n'è praticamente andato in questa zona e anche qui. E pensavo inizialmente fosse il mascara che mi ha lasciato un po' di segno, ma no, erano le mie occhiaie che si vedevano perché il correttore se n'è andato. Quindi direi che tutti i prodotti, almeno per quanto mi riguarda, poi naturalmente ditemelo voi nei commenti, però si sono comportati tutti bene, tranne secondo me il correttore ed il fondotinta. Ma sono curiosa di sentire i vostri pareri appunto sul make-up che dopo un bel po' di nuotate il risultato è questo, quindi fatemi sapere che cosa ne pensate ragazzi. Adesso vado a casa ad asciugarmi, vi mando un bacio grandissimo, spero che vi sia piaciuto questo video e come al solito un abbraccio forte forte, siete pronti? 3, 2, 1, abbraccio forte 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 e io vi aspetto domani sempre alle 17:30. Ciao.